Ragazze, buonasera. Questa è una live importante in maniera particolare per due motivi. Uno personale, che quindi in realtà ovviamente sta sopra tutti gli altri. Il secondo, professionale, classico, che introduco, ma non prima di dare anche a chi sta guardando su YouTube una sensazione, così come voi in diretta la comprenderete. Di quanto per me è cruciale dare la massima attenzione a quello che sta per succedere stasera. Vediamo se posso, senza creare caos, spostarmi qui e togliere la finestra della chat. Vediamo un po'. Ecco qua. Ora, ovviamente. Questa è un'improvvisata, eh. Voglio farvi vedere una cosa. Voglio farvi vedere una cosa che vi darà una certa sensazione. E se siete appassionati di Xenoblade e siete curiosi di vedermelo cominciare, visto che ha la sua release, l'ho persi, sarete molto contenti. Molto contenti. Ragazzi in chat che dicono ora porta la Monolith Soft. Allora, permettendomi di aggiungere un po' di estetica alla diretta senza che ci sia questo terribile green screen, anche se lo schermo è un po' tagliato, per quanto potrei correggerlo, voglio lasciare la cosa quanto più spontanea possibile. Su YouTube avranno una musica di background, noi qui abbiamo il silenzio perché mi piace l'idea dell'effetto che farà a voi. Vedere una certa cosa, ad alcuni creerà curiosità, ad altri nostalgia, a degli ultimi fomento. Insomma, ci saranno diverse emozioni, nessuno resterà deluso da ciò che sto per farvi vedere, perché è una chicca positiva e basta. Ora, qualcuno riconosce per caso... Anzi no. Riconosce per caso questo? Signori? Bene. Questa è una delle cose più belle che ho, a livello di cuore, ovviamente, ed è qualcosa che è uscito da noi. È Xenosaga Episodio 2. Xenosaga Episodio 2. Xenosaga Episodio 2 è uscito da noi e qui io sarò particolarmente diverso da tanti in chat. Particolarmente separato nell'esperienza da gamer da ciò che è stata buona parte della vostra, parlando a numeri ampi, ok? A tanti di voi mi andrò a separare da questo vostro aver vissuto l'episodio 2, perché vedete, per me l'episodio 2 è stato comprato come episodio 2.
l'ho comprato come episodio 2, ma è il primo ed unico che è arrivato da noi. Io, curioso di quello che era Xenosaga fin dal principio del suo annuncio, ottenni questo. L'uno. E io giocai l'uno prima del 2. E questo fu possibile perché mio padre viaggiava molto e gli chiesi, quando era all'estero, mi compri Xenosaga? Lui mi comprò Xenosaga. E lo giocai in maniera tale che quando uscì l'episodio 2, io ebbi hype per l'episodio 2. Non misteriosa curiosità. Io ho giocato Xenosaga episodio 1 su PlayStation 2 all'epoca, e ovviamente le console maledette all'epoca rispetto a quello che era il vecchio mercato non erano region free, quindi per fortuna che ho avuto la PS2 modificata per permettermi di giocare a Xenosaga, ed era in inglese. Fortunatamente lo giocai quando uscì con già una conoscenza dell'inglese minima per poter comprendere quello che stava succedendo, e quindi voi qui avete il manuale di Xenosaga, ed è difficile cominciare a giocare a Xenoblade pensando di introdurvi questo senza stupire qualcuno, perché sono sicuro che da qualche parte ci sono giocatori che neanche sanno che esiste Xenosaga. La mia storia però si interrompe qui. La mia storia si interrompe prima di lui. E vi fa male al cuore. Sono riuscito a recuperare Xenosaga episodio 3 solo da troppo grande, e quindi senza aver ancora trovato il tempo di giocarlo. Grazie ragazzi. In altre parole, da quel momento in poi ho perso la possibilità di seguire Monolith e i suoi Xeno. Ora capite quanto è importante per me cominciare insieme Xenoblade? Infatti, se questo se mi conoscete non vi stupirà granché, l'unico motivo, mi sento anche in colpa perché lo sapete che troverò equilibrio, però per ora sono una sorta di enorme tuttofare prismatico. Sono come i draghi prismatici che con un soffio fanno un bel casino. Io devo fare cose diverse al top di quello che posso, quindi sto facendo l'Anima Oscura 3, nel mentre ho anche un canale che fa critica e divulgazione, ma bene o male uno deve esserci sopra l'altro fino a che non trovo un equilibrio ed è tutto ben congegnato e in movimento. E lo sarà tra un po' di anni, ragazzi. Quindi, lo sapete, io ogni tanto, specialmente con Nintendo, che si è incredibilmente affezionata ed è in qualche modo più che soddisfatta di quello che faccio, ed è stupendo. Beh, d'altronde c'è proprio 40 secondi. Modestia a parte, i video sponsor che ho fatto per Nintendo non erano il classico... Certo, azienda videoludica, ti faccio un video gameplay sul videogioco. La disamina su Pokémon, i JRPG, Octopath Traveler, Zelda, Breath of the Wild, il franchise di The Legend of, sono abbastanza... cioè, sono effigi, fondamentalmente, che non chiamo effigi perché, chiaramente, sono sotto compenso. Però, se uno ti commissiona un video e gli fai quello, sono molto contento che sia arrivato il messaggio del contenuto. E quindi, anche se non posso sempre dire di sì per una serie di ragioni, quest'anno mi hanno chiesto: ti va di fare tot video per queste release? Sì. Sì. Nei tempi che dico io, nel modo che dico io, perché ho delle priorità e una di queste è fare dei video di qualità, e quindi non potrò purtroppo fare un video su Xeno e Monolith sul canale principale, perché devo lavorare all'Anima Oscura 3. Però farò una via di mezzo. Come vi ricordate, l'episodio finale di The Legend of Zelda Breath of the Wild, Hyrule Ending, che era venuto molto figo. Farò una via di mezzo, una cosa del genere. Quindi, ecco, io voglio cominciarlo con voi.
questo videogioco, ma lo giocherò in privato perché Nintendo mi ha chiesto di farci un video. Ora, non siamo esattamente dinanzi a qualcosa di cui la qualità è stata messa mai in dubbio, e io sono innamorato di quello che sto per fare perché mi mancava toccare uno Xeno. Oltretutto, è veramente, veramente bello sapere che sto per recuperare qualcosa che sono anni che mi chiedete di recuperare e che so avere determinate qualità. Ora, in una live one shot che giochiamo insieme all'inizio, signori, il tempo è tiranno, ma giocherò quanto più possibile perché voglio stare con voi. Ora, scusate se ho titubato un secondo, stavo quasi per andare a fare kick ad alcuni commenti, bestemmie varie, però lascio ai moderatori, altrimenti perdo il discorso, ma solo perché per pulizia di chat, ragazzi, voi potete essere goliardici quanto gradite. Ora, è il gatto, e passiamo ai miei videogiochi attualmente installati sulla Switch, così, per goliardia mia. E andiamo. Sono blind. Assolutamente blind. Apro un pochino la finestra. Ah, così un po' di aria per il buon Sub che non ce la fa più a respirare qui. Ok. Nemmeno Xenoblade 2. Perché non avevo giocato il primo. Che eleganza. Che eleganza. Ragazzi, io vi ricordo che siamo dinanzi a un remake. Eh? Questa non è soltanto una remaster. Si può definire remaster plus, ma gli asset sono stati evoluti. E poter giocare un titolo, specialmente vista la mia passione videoludica per l'intero medium, la possibilità di giocare a qualcosa avendomelo perso, essendomelo perso, già in una Remaster Plus, è una botta di fortuna pazzesca. E sono gasatissimo perché poter giocare per la prima volta a una versione migliorata di un videogioco, da una parte è ciò che di solito non faccio, perché, per esempio, su Sutorima i Resident Evil li giochiamo in ordine di uscita, quelli originali. Però allo stesso tempo, qua, sono invece molto più contento di poter provare subito una Remaster Plus come questa. Perché è inopinabilmente lo stesso videogioco fatto in maniera più precisa, come ho giocato a Resident Evil Remake. E... non me l'aspettavo. Sento qualche brivido. Io non conosco neanche l'incipit del plot di Xenoblade, quindi... Oh! Oh cielo. Ragazzi, questo gioco è anziano, eh. Rispetto a quello che sono i videogiochi oggi, è uscito molto tempo fa.
Quest'arma è importante? Sembra importante. Guardate la luce nell'erba. Ragazzi, stavo per cominciare. Che doni fate? Devo leggere le vostre parole. Oh, grazie, è un inizio che non merito in questo modo. Ero silenzioso, non penso di aver fatto un'introduzione così bella. Elefar, grazie. Sono un infermiere impiegato in un reparto Covid. Posso garantirti che dopo un turno spaccaschiena. No, non voglio vedere queste cose. Sedersi comodi, guardare una tua live è una manna dal cielo. Mi spingi quasi a desiderare di poter fare live notturne ancora in futuro, come era stato ai vecchi tempi, e Gullo, anche tu un investimento enorme. Grazie. E sicuramente quello che hai letto è molto, molto, molto fake, non preoccuparti. Non ci sono notizie di nessun tipo vero e proprio su Final Fantasy XVI e ci vorrà un po' finché arrivino. Grazie però del gigadono che hai, insomma, aggiunto alla tua richiesta di informazione. Allora. Cos'è la storia extra? Imposta la velocità con cui la visuale ritorna alla posizione di partenza. Vabbè. Lingua inglese, giapponese. Per ora la tengo giapponese. Essendo un JRPG di questo stampo, mi fa piacere. Specialmente vista la sua età. Non so se è stato. Di questo mi informerò. Non so se è stato ridoppiato da zero, ma probabilmente sì. Inglese fatto bene? Andiamo in inglese. Mi super fido. Arrangiato. Queste cose le adoro. Ok. Mi fido molto. Il volume si abbassa tanto, ragazzi, eh. Però vediamo un po' se posso alzarlo direttamente qui. Ecco qua, fatemi sapere se siete più a vostro agio, eh. Accidenti, che belle opzioni. Io sto occupando parte dello schermo, ma le cose importanti le vedete. Ma che meraviglia! Sono semi-ovvietà, all'interno dei videogiochi recenti. Ma nel 2011 non così tanto. L'intesa del gruppo. Non c'è. Non sono andato a curiosare storia extra per ora. Però a quanto pare non c'è una selezione di difficoltà. Lo sto cominciando con voi perché poi si studia e si fa un lavoro sopraffino. Ma fino ad ora ero completamente vergine, quindi. No, lo so, lo The world was nothing more than an endless sea. Ho deciso. Float in a boundless sky. Ho deciso di non applicarle. Voglio pro. Reaching as far as Ci ho could ripensato. possibly be imagined. Oh. Then two great titans came into existence. Ah, ok, la storia extra si sblocca solo a fine Divinus and gioco, ok. Laconis. Wow. Oh, la senti la dimensione? Ah, ok, si può fare subito, ma è dopo la storia, è dopo la trama, ok. The Titans were locked in a timeless battle. And they needed its is strong. Stronger And at potion. last,
Only their lifeless corpses remained. Okay. Oh. Eons have passed. Now, our world, this vast land stretching across the remains of the Bionis, is under attack from a relentless force known as the Mekon. Advancing down our weak right flank. For a bunch of soulless machines, they seem to know a thing or two. But we'll see. Zamban. We've been given the order to retreat. We're pulling back the line to Colony 6. That's where we'll set up the last line of defense. Yeah. That's a good idea. Any more time spent hanging around here, and we're done for. Count me in. We gotta get out of here. Or we can stay and fight. What? Ah! We may die if we take a stand here, but staying gives us the chance to change our destinies. We have the Monado. With this, the future is ours for the taking. Stupid beast. Your body can't take any more of the Monado. I can tell by just looking at you. Getting short-sighted in your old age, Dixon. I'm fine. Don't worry, I'm still in control. I should have known I couldn't talk sense to a beast. Let's do this. I'm going with you. You'll need someone to drag your corpse off. As long as you think you've still got the strength in you, old man. Oi, you two! We've been ordered to pull back! I'm leaving! Well, I say you're coming with us. What would we do without those? The enemy's second wave is approaching! It's now or never, Dunban. Let's show them what we've got. We'll give them a warm Homs welcome. Acknowledged. Yeah! Ha! What are they trying to prove? I'm not throwing my life away. No point dying in some godforsaken field. Nothing for it. I'll have to use Dunban as a decoy. Yeah. That should give me time to escape. Ma potevi anche pensarlo senza dirlo ad alta voce. Allora. Ma è... tanto anime. Ha una regia molto avanzata. Sorprendentemente avanzata. Ci sono dei dettagli che non mi aspettavo di vedere in una cutscene come questa. Il fatto che il protagonista del dialogo sia, diciamo, il nostro animale, il possessore di quest'arma che in qualche modo lo sta consumando, ma allo stesso tempo il suo sorriso sia in secondo piano rispetto al suo interlocutore, ma l'animazione ci sia e lui sorrida davanti a lui e il nostro interlocutore accetti che questo comunque non andrà a cambiare idea di qui a breve, è una regia abbastanza avanzata rispetto a quello che è un JRPG, che di solito sono molto robotici i dialoghi talvolta, specialmente quando era un po' quest'epoca, diciamo, quei videogiochi che da meno di 10 anni avevano il doppiaggio e quindi erano un pochino rudimentali nell'utilizzo dei tempi. Però, figata! Più che altro l'inizio mi ha anche ricordato molto, senza fare alcuno spoiler, l'incipit nascosto di un Genesis Evangelion. Ora, vediamo un po'. Io sono blind,
Non sto facendo un'analisi con voi di un gioco che conosco, quindi cercherò di non farmi distrarre dalla voglia di chiacchierare, per forza, e me lo gioco, stando attento a quello che accade nel mio schermo. Ma vi leggo, ok? Condividiamolo. E grazie a tutti ancora. Lebannen, Storm, Necroxis, Neldind, grazie di cuore. Let's go! Io ovviamente sono cresciuto con Nobuo Uematsu, ma... E se invece qualcuno è cresciuto con Xenoblade? Qual è il valore di questo videogioco? Perché ha preso nelle recensioni da 9 a 9,9 questa Remaster Plus? Eh? E scopriamolo, cazzo! Il menu di battaglia appare puntando un nemico. Fatemi sapere se il volume ci sta, ok? Menu di battaglia. Per attaccare seleziona l'icona attacca e premi A. Una cosa molto simile alla Limited Saga, ma per fortuna immagino che sarà diverso il risultato, vero? Mitsuda e Uematsu hanno composto insieme qualche volta e nessuno ha nulla da invidiare all'altro. È questo il bello. Oh, ma... Allora, vediamo un po'. Nuovo bersaglio cambia visuale. Ok. Zoom. Ah, Figata! Molto anche Dragon Quarter. Tails off. Scegli tecnica. Attacca. Fendente. Infligge maggior danno ai Mechan. Incanto. Gli attacchi di tutti superano l'armatura Mechan. Ok. E io posso... sono ancora nel tutorial. Avvicinati al bersaglio per sferrare un attacco automatico. Quindi non è action. Tu ti avvicini e lui fa il turno. Non puoi attaccare un nemico se sei troppo distante. Questo lo preferisco. È esattamente come... il tipo di combattimento JRPG ma in un'arena. Esatto, simile ad... esatto. Potrebbe... Ah, è simile a un MMO. Non come Breath of Fire. Esatto, molto MMO, ma... Questo è, tra l'altro mi ricorda quella sensazione che ebbi giocando a Final Fantasy XII, ma fatemi giocare, vediamo un po'. Ah sì, sta attaccando. Ma non è solo MMO qua. Perché io posso muovermi mentre attacca. Cioè lui attacca in automatico mentre mi muovo. Tendenzialmente gli MMO non sempre si comportano in questo modo, costringendoti a stare immobile salvo cancellare il sistema di attacco o in cui devi rimanere fermo. Quindi le tecniche possono essere utilizzate nelle circostanze seguenti. Non se sei al di fuori della portata o se le condizioni di utilizzo non sono state soddisfatte. Ok. Quindi il posizionamento ti permette magari di schivare i colpi mentre il tuo personaggio attacca? Possiede un action dimensional battle tipo Final Fantasy XII. Ma devi stargli vicino, chiaramente. Ma che figata! Ok! Un buff, ragazzi! Ma... Ok. Ordini in battaglia. Ah, forse durante l'inizio è ancora presto per poter fare certi tipi di ragionamento, ma... Oh, altri nemici. Nuovo bersaglio, vediamo un po'. Scegli tecnica. No, attacchiamo. Ok. Nuovo bersaglio, lo posso cambiare in qualunque momento. Ordini in battaglia. Ognuno per sé, all'attacco, tutti con me. Cos'è quella O in cima? Ah, chissà. Non è una O, è un occhio. A vuoto. Perché lui... Anche se ho targettato quello lontano... Ma queste tecniche, no? Incanto, gli attacchi di tutti superano l'armatura Mechan. E in... E secondo voi... Le loro armi probabilmente fanno molto poco danno a...
Ah, tutti con me serve per la fuga perché stanno... Ah, pensavo che fosse un target unico. Ok. Mecha Nami 82. Addirittura, ma puoi giocare in prima persona? No, ma dai! Ma dai! Ah, non ho potuto schivarlo, ok. C'è potenziale qui. Ma che bella caratterizzazione estetica. Non sono semplici Grunt random. Looks like the Mechon are hell bent on taking us out. They'll have to be if they want to beat us. Now, let's even the odds a bit. You heard him. Dixon, Munkar, let's do this. Li ha baffati, ha fatto incanto. Ok, muoverti non ti fa schivare gli attacchi nemici, quello servirà ad altro. Grazie. At least we know our luck can't get any worse from here. Dunban? Dixon, take care of the survivors. Dunban, what are you playing at? Those idiots. I'll just come and get the Monado when everything's quiet down a bit. That thing's gonna be mine! Think the Homs, the people of Bionis, are just waiting here for you to pick us off. You are sorely mistaken. Posso fare il parmigiano. Ma qui siamo... A Mechon M71. I bet I can use its optical system to align one of the anti-air batteries. Oh, no good. It's broken. The joint section... It's buckled. It's completely useless.
Ma su Wi-Fi sta roba? Huh? An M69! Its armor would be perfect for making a shield. If I can just get it off, I should be able to... Shulk! Right. It's not a Mechon. It's just a Krabble. It was using the Mechon armor as a shell. I'll lure it away and topple it. When it's down, use your arts to finish it off. Cooldown, cooldown, ok. Ok. Però io voglio scoprire se ci sono moltiplicatori diversi di danno in base a dove colpisci. Magari alle spalle c'è un moltiplicatore più alto. L'anello verde ti impedisce di fuggire. Sconfiggi il nemico e l'anello scomparirà. Il posizionamento è fondamentale nel gioco. Però per ora non mi è sembrato di capire perché. Perché se un ragazzo mi ha detto che spostarmi non mi permette di schivare gli attacchi, vuol dire che mettermi dietro di lui non mi permette di... non venir colpito. Forse però gli permette di non essere più a grado di far cambiare il target all'avversario. Ma che bella questa cosa! Ma che figata sta libertà di comandi! Appena divento più abituato a seguirla. Vediamo un po'. Inizia il combattimento. Cos'è questo simbolo di... è la fuga? No. Fai attenzione all'ira dei nemici durante la battaglia. Direzione del nemico, anello dell'ira. Ok, la linea gialla è la direzione del nemico. L'ira indica l'ostilità di un nemico verso un membro del gruppo. È l'aggro. È direttamente proporzionale ai danni inflitti al nemico. L'anello rosso intorno a un personaggio indica che questo è oggetto dell'ira del nemico. Ah, ok, perfetto. Ottenere il massimo dalle tecniche. Alle spalle! Tecnica possibilità extra. Il colpo proditorio di Shulk infligge danni maggiori se eseguito alle spalle del nemico. Questo è l'effetto della tecnica, quindi i colpi normali no. È solo un effetto della tecnica extra. Se c'è la possibilità di usufruire dell'effetto di una tecnica, ti verrà indicata come tecnica possibilità extra. Localizzato un po' così. Esatto. Se l'anello dell'ira circonda Rain, Shulk può attaccare alle spalle con un colpo proditorio. Se ottiene l'effetto, il valore dei danni è evidenziato da un solo. Ma io posso usare chi voglio? No. Thanks, Ryan. That was a close one. Man, what were you doing wandering off by yourself? Stay where I can keep an eye on you. It's pretty dangerous outside of the Are you British? There are all kinds of monsters. Yeah. But thanks to you, we got its shell. Everyone in the colony is going to be really happy. I'm more worried about you than the shell. Oh, whatever. Knowing what you're like, at least you'll make a decent weapon out of it. Fuck off, Shulk! The scrap driver's excellent. I just learned by watching Dixon make weapons. Of course, Dunban's weapon still beats them all. The Monado. I hope I can figure out the secret of his power one day. You will, Shulk. Anyway, we better get back to the colony.
If I'm late for drills again, old Squaretash is gonna kill me. Brought you all! Squaretash? Oh, the Defense Force Colonel. He's pretty scary. Tell me about it. Sorry, I didn't mean for you to come all the way out here during your break. Don't worry about it. Let's get back. Segui il percorso per raggiungere la destinazione. Il percorso che conduce alla prossima missione principale è indicato sulla minimappa. Abbiamo già questa libertà? Premi ZR per mostrare il pannello di navigazione in basso a destra sullo schermo. In questo modo potrai consultare le note di viaggio. Ok. Puoi salvare i progressi di gioco in qualsiasi momento. Addirittura! Siamo nel futuro. Questo gioco ha una funzione di autosalvataggio. Ok. Grande! Ma accidenti! Modificando le impostazioni in basso potrai cambiare il tempo meteorologico della scena, l'orario o l'equipaggiamento cosmetico dei membri del gruppo? Quasi Secret Theater! Quasi Secret Theater! L'unica cosa che mi dispiace a schermo è che la risoluzione è bassa. La risoluzione è bassa anche senza che sia colpa di Twitch. È abbastanza bassa la risoluzione per la Switch, presumo. Però, da una parte, questo era un videogioco Wii ed effettivamente i modelli sono stati anche sostituiti. Però, questa introduzione di cui io non sapevo niente è stata incredibile. Veramente magnifica. E c'è il ciclo giorno-notte. Ma si può giocare sia come un isometrico, praticamente, che come un Final Fantasy. O un Dragon Quest. C'è il salto. Corsa automatica. Ah, la corsa automatica è proprio letteralmente automatica, ok. Oh, puoi vedere cosa c'è dentro gli screen. Per qualche minuto io direi di togliere la mia facecam e la chat, così che vediate le varie cose. E poi mi rimetto. Perché così lo scopriamo insieme. Un'antenna ricavata da un insetto ha un uso abbastanza limitato. Un concentrato di dolcezza. Bottane giù un po' e conta le carie. Ok. Ma io voglio parlare un secondo della storia comunque tra poco, eh. Aspettate che abbiamo i... Aspettate che... Ecco qua, tolgo i numerini. Carine le descrizioni, avete visto? Ora, parliamo un secondo della storia. A me questa cosa richiama non soltanto molto, appunto, quello che è un po' il non detto di Evangelion, e questa è la cosa meno importante, ma anche moltissimo Shingeki no Kyojin come incipit di ambientazione rispetto al comportamento che questi esseri umani hanno nei confronti della storia che li circonda, parlando proprio del mito, della mitologia. Ci sono gli agguati? No? Io posso scegliere un bersaglio. Conix piccolo. Attacca. Vediamo un po'. Possibilità. Vediamo un po'. 42. 44. 39. Sarà anche in percentuale però,
che droppano forzieri è fantastico. Pelo stupposo poco versatile. Ok. Questo cristallo, che secondo voi cos'è? Una sorta di fast travel. C'è il fast travel già all'inizio del gioco. In un JRPG? E io posso fare la skill... Posso fare la skill prima di combattere? Che figata! E questa invece è la mossa speciale caricata con l'auto-attack. La domanda è, questa mossa speciale con l'auto-attack si resetta ogni combattimento o si può accumulare combattendo minion per poi affrontare magari un mid-boss con tutto già carico? Infatti no, qua è carico. Quindi si può accumulare. Ed esiste l'attack speed. Esiste l'attack speed. Ma guarda che roba è! Poi la telecamera è completamente libera. Infatti esiste l'attack speed, perché mi sembravano un po' lenti. Guardate, c'è anche il viaggio con l'obiettivo. Tra l'altro non esistono gli incontri casuali, fondamentalmente. È la prima volta che vedo una meccanica di questo tipo in cui l'avversario non ti attacca qualora tu non attacchi lui. Salvo casi particolari, per carità, ho esperienza di queste meccaniche, ma non resa così all'inizio del gioco. Salva, carica, modalità pro. Ma dai! La modalità pro ti permette di conservare i punti esperienza ottenuti per usarli in un altro momento, anziché usarli subito su un personaggio. Molti altri nemici saranno aggressivi. Chiaro, chiaro. Questi sono chiaramente i classici erbivori. Per attivarla, accedi al menu sistema. È inizialmente disattivata. Sarà conservata. Ma che figata. Puoi accedere alla modalità pro dal menu sistema. Oddio. Se riduci il livello di un personaggio, i punti rimossi diventeranno punti esperienza di riserva che potrai utilizzare di nuovo. Puoi fare anche una rebuild. Il livello dei personaggi... Grazie, Cipox. Un saluto dal Belgio. A te. Decidi il livello... Ti verrà mostrato, grazie del dono, che puoi raggiungere a seconda dei punti esperienza di cui dispone. Il livello di un personaggio non può essere ridotto al di sotto del livello che aveva quando l'hai incontrato per la prima volta. Ok. Ma se io attivo... Se io attivo la modalità pro, no? Se io attivo la modalità pro, la domanda che mi viene in mente distinto è... Posso farlo a fase avanzata... E poi far abbassare il livello per ricostruire il personaggio? Perché il dubbio mi viene. Sarà possibile fare una cosa del genere? Perché è fichissimo, capite? Vuol dire che io posso... che io posso giocare normalmente senza aumentare la difficoltà, che è costruita dal fatto che devi conoscere la meccanica per livellare bene il personaggio. Questo è fatto per chi lo ha già giocato. E posso farlo dopo per fare una build più hardcore. Ma è bellissimo! È veramente bellissima! È veramente stupenda! È veramente splendida, ragazze! Accidenti! È un buon inizio! Ora a questo punto devo chiedervi una cosa. Ragazzi, io sono un videogiocatore e penso che è una cosa bellissima che molti di voi siete qui anche per questo, che insomma è cresciuto con i videogiochi e ha giocato numerosi JRPG. Ne ho giocati veramente tanti, sia western che Japanese RPG. Ora, questo videogioco mi sta ricordando tantissimo la Level 5. Quindi, fatemi indovinare. Oh, poi se mi sbaglio ditemelo, eh. Accetto l'errore. Però voglio a volte fare un po' il quattino e utilizzare la mia expertise. Da qualche parte si potranno ottenere costumi da bagno, vero? Per i personaggi. Vero?
Ditemi di sì. Ovvio. Ah, vi conosco. Vi conosco, miei amori. Vi conosco. Si accumula. Quindi fatemi capire, visto che siamo in diretta, io me ne posso anche approfittare. Ma facciamo una cosa. Devo farmi fare una grafica specifica per lui, perché è tutto occupato altrimenti. No, che ne pensate? Abbasso un po'. Proviamo così. Questi sono quei momenti in cui vorrei fare lo streamer e dire: raga, facciamo tutta la serie su Twitch da domani, 8 ore al giorno. Grazie, Comino. Hai donato 2 sub e grazie anche a Hell of a Mess e GS Shark. Gli oggetti raccolti vanno registrati nella collezione. Raccogli tutti gli oggetti di una categoria e quelli di un'area per ottenere una ricompensa. No. No, ma mi ammazzi. Io adoro il completismo così, che ti fa ottenere dei premi. E ti puoi anche muovere. Ma quanto avanzato questo titolo. Per carità, il 2011 non è la preistoria del videogioco, però accidenti. Quindi io non sto sbagliando. Però ma che ce l'ha con me? Ma a questo punto il dubbio fiaccame. Addirittura tassello d'intesa, me lo dovete spiegare. Armatura frontale, demolitore milione, palloncino, benvenuto. È un'arma? Shulk? No, la S non è per Shulk, forse, il grado? Ma qui c'è un sacco di roba. Qui c'è veramente un sacco di roba, ragazzi. Cristallo. E questi erano tutorial. Aosta per unica. Culo? Ah, è culo? Ok, benvenuto Panmore, grazie di cuore della sub. Ma quindi io a fare così e a lasciare il controller libero, in questo caso con questi nemici, sto perdendo qualcosa? Non credo. Io al massimo posso andare. Attacca sul fianco e riduce la difesa fisica. Attacca alle spalle e ti infligge. Perdi solo tempo perché potresti fare skill, giusto? Ma il positioning per ora non ha un ruolo. Ok. E vediamo un po'. Qual è il tasto per... Ok. Ma che carini. Grazie, Lezard. Vedo molto amore in questo videogioco. Lo vedo, lo percepisco, hai ragione. Equipaggiamento. Leader. Quindi io posso utilizzare gli altri personaggi in combattimento? Spada ferraglia. Gemme. Ah! Ehi, avevo trovato una gemma, un cristallino, no? Ah, cambia l'estetica. Ma quanto Rogue Galaxy! Esatto, ho già 2 mosse sul positioning. Esatto. Peso più 1. Chissà cosa serve il peso. Non c'è tipo l'effetto guida? Cambia gemme. Dettagli dello stato.
Chissà cosa può essere utile questa cosa. Il peso è la tua velocità di movimento. Oggetti. Castone vuoto. Ok. Qui ci sono alcuni pulsanti che hanno effetti non esplicitati. Ma quanta roba! Mica un cristallo. Ma io non credo che aumenti l'agilità del 23%. Mi sembra un po' troppo, no? Grazie, Gravier, per il raid. Grazie di cuore. Apprezzo moltissimo. È inutile impasticciarsi adesso. Dobbiamo andare avanti perché arriveranno i tutorial. Oh, ma dai. Ok, basta, basta, basta. Oh! Ti danno i punti esperienza, i premi. Dai. Quanto giocoso, quanta roba. Come scusa? Ok. Ok. Dite che non conviene che io faccia queste cose? Che poi non posso fare le skill di posizionamento perché mi aggra sempre a me. Però ora con quell'arma farà molto più male il nostro caro amico. Ma si rigenerano... si rigenerano gli HP fuori dal combattimento. Che non sia fluidissimo. Però il fatto è che hanno migliorato la grafica rispetto a quelle immagini che avevo visto nelle varie comparison in maniera abbastanza importante. Però non è fluidissimo. Non so se lo notate. Ogni tanto. Quindi in pratica io sto facendo collezionabili. È fantastico. È bellissima questa cosa. Io non sto combattendo per voi, eh. Colonia 9. Guardate che roba. Ma quindi, questi Mechan, nati dai frammenti e dall'energia di questo titano, sono comunque entità senzienti, sono soldati solo che nati da un essere meccanico. Mentre noi siamo nati da un essere biologico. Quindi la... You're off to the weapon development lab. Yeah, when I've sold any parts I can't use. All right. See you later. No, no, la fluidità non ha niente a che fare con l'età di un videogioco, attenzione. Ok, ora devo fare una... No, io mi sento male. Ah, quindi gli oggetti sono solo per essere venduti, quelli lì? Sui andava a 20, ok. Anche crafting, ok. Ovvio, ovvio, ma perché no? Quindi... Ma... Un JRPG che comincia dandoti questa libertà non lo vivevo da tantissimo tempo.
Quindi il simbolo della freccia play, o meglio stop and play, è la trama? Ma di solito nei JRPG l'inizio è incredibilmente lento. Io qua posso già combattere liberamente nella... Oh! Lui è aggressivo, vero? O comunque semi-aggressivo. Immagino che l'icona sopra la testa... Ma è super, super, super MMO vedere l'aggro del nemico dall'alto. Guardate, c'è un vermone gigante. Ora è notte. Sono scomparsi alcuni mostri. Vuol dire che ne spawnano a seconda della... Vabbè, questo è ovvio, eh. Ma come faccio io a non resistere a raccogliere tutto e passare l'intera nottata a completare questa mappa subito, ragazze? Ah, ok, l'occhio vuol dire che ti aggra, non il colore. E mi ha fatto malissimo. Aia. Oh no, mi fa malissimo. Attacca, attacca. Ah beh, non ci sono davvero i turni però. Posso attaccare in maniera super aggressiva. Mi sta rompendo il culo, mi sta rompendo il culo. Scappa bimbo, scappa. Scappa, scappa, fuggi, fuggi, sì. Fuggi tantissimo. Via, 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 via. Tela, tela. Ok. Ok, ok, Ningirun Daioh. Però il vermone scarso bronzo lo possiamo distruggere. Gli abbasso la difesa fisica. E ora Suka! Ok, ragazzi, abbiamo dei problemi qui. Sto sottovalutando la flora, la fauna. Fauna! Lasciami stare, fauna! No, 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 no! Lettimi... Ok. Quindi i mostri unici, indipendentemente dal colore puffettoso del loro avatar, ti tiarano. Questa è tutta colpa vostra, che non mi avete fatto uccidere ogni singolo coniglietto nella primaria. Posso fare cosa? Ora, io vorrei avere un microfono in ognuna delle vostre stanze e sentire voi che dinanzi allo Store Nintendo fate così. Quindi puoi esplorare. Completamento 0%. Ok, vi faccio due domande, chiedo ai veterani. Gli oggetti blu non sono la collezione, dunque? Sono semplicemente sono semplicemente drop in giro o fanno parte di quel completismo? Ah, devo cliccare sull'icona? Sono la collezione. Ah, queste... Aggiungila... Ah! Li raccogli e devi metterli tipo
Ah. E gli insetti, tutti questi oggetti sono unicamente questi affari blu? Era una gemma, quindi. No, non mi interessa sapere ora. Era una gemma, giusto? Etere Plus. Aumenta l'etere di 15. Non so cosa sia l'etere, ma presumo che sia l'attacco magico. O il mana. Tombola. E ognuna di queste cose ci dà un premio. E non devo essere necessariamente forzato in un corridoio immediatamente per la trama, che per carità non c'è niente di male. Ma io sono cresciuto con queste libertà e sono state lievemente mano a mano tolte al giocatore per dargli prima un'introduzione che poi diventasse un'apertura, anche nei videogiochi più aperti. E immagino a questo punto che ci saranno anche altri metodi di movimento più rapidi. Giusto? Ma io... No, vabbè! No! Vabbè, andiamo avanti, altrimenti mi metto a raccogliere le libellule poi. Lo spostamento rapido c'è fin dall'inizio, non va sbloccato, cioè quei cristalli sono già... Ma poi la profondità di... Esatto, la profondità di campo, ragazzi, la profondità di campo. Ci sta già. Vabbè, non posso passarci le ore. Devo stare attento. Sto con voi, non sto facendo gli affari miei. La Fog of War. I need to be even stronger. E la peppina! Senza caricamento, praticamente. Ma quindi respawnano sti affari azzurri? Respawnano? Come faccio a non farmare tutta la notte? Ah, giusto, devo fare l'anima oscura. E basta il teletrasporto per il respawn. Un'altra cosa che volevo chiedervi è: se io livello con il nostro protagonista, l'altro ragazzone sale con lui? O l'esperienza è separata? Metà hanno detto di sì e metà hanno detto di no. Classic chat. Ragazzi, non sono un let's player, non posso farci una serie. Ho delle responsabilità che vi ho promesso. Il mio lavoro è adesso fare l'anima oscura 3. Solo su Halo 1. What do you want?
possibile scambiare un oggetto solo per ottenerne uno di valore inferiore. Se scambi un oggetto di grande valore puoi ottenere qualche extra. Pezzo rotto grande. Oggetto da dare. Ma io ho roba dal valore enormemente più alto. Ah no. Sono... Esattamente. Infatti, perché io gli ho dato una roba enorme. Quando parli con personaggi di un'area o di una città, questi vengono aggiunti al diagramma intesa, dove sono indicate le relazioni tra i membri del gruppo e gli altri personaggi. Sì, ma fondamentalmente io prima ho avuto un aumento di intesa con me stesso. Sì. Soldatessa mascolina. Ma questa roba è enorme. Gesù. Grazie Calandor. What you want? Pure gli oggetti rari. Come scusa? Che cosa sei? Capisco. Oh no, mi ha aggiornato la roba. Ciao Pon. Sì, ma ragazzi, io qua. Ma perché lei non appare come puntino verde sulla mappa? Tu sapeva? Se tu accoraggi a bel tuffo, fa lì. Quindi quelli verdi sono quelli con cui può fare gli scambi? Sembra di sì. Perché non è un NPC unico. Quindi gli abitanti meno importanti sono senza scambio, giusto? Mentre quelli verdi hanno scambi. Ok. Ottima distinzione. E questi sono subquest. Hello. Vuoi un uovo di flamme? Ok. Zero punti esperienza ma 1000 monete. Trova un uovo di flamme nella colonia 9. Accetta. Che grande aiuto e vai! Ah, quindi proprio fetch quest giapponesi all'ennesima potenza. Le subquest sono un tallone d'Achille del titolo in maniera abbastanza
riconosciuta, capisco, ok. Quindi per ora non diamo loro peso, specialmente in live. Good day. Guarda, sarebbero veramente, veramente uccelli amari. Ma amari, amari, amari. Comunque, uno si chiama Mac, l'altro Bio. Ok, non perdiamo tempo, dai. Per quanto sembra essere incredibilmente figo farsi i giri. Più che altro non... Cioè io dovrei trovare da solo cosa sia un flamì, ucciderlo e prenderne un nuovo? Ma si può quindi cambiare... Si può quindi cambiare l'ora in qualunque momento? Ci picchia, in qualunque figata. Vediamo un po'. Quindi posso anche accettarne più di una contemporaneamente, no? Chiave. Cambiano mostri, missioni ed NPC. Ragazzi, alla fine. Ci sono turbo fottuto. Avevate ragione. Cioè, siete... Eravate veramente molto onesti con me, ragazzi. Cioè, schizzano forte, eh? Questi. Quindi... Tu devi schizzare tipo scheggia impazzita, parlare con tutti... Mini, sei quella di prima, tu. Parlare con tutti e poi... E poi... Far... suonare l'ocarina del tempo per ripristinare l'equilibrio e ottenere altre quest. Possono usare il teletrasporto anche loro, esatto. Però ti devi sbrigare, sennò i GM ti bannano. Ma non c'era un tizio verde fino a un momento fa? Ok, 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 ora basta, andiamo di trama. Quello cos'è, il circo? Ma poi ragazzi, questi sono veri villaggi, come dite in chat. È proprio incredibilmente bello. Con tra l'altro meno caricamenti di un Final Fantasy XII, per quanto ovviamente l'area qui sia più congruente allo stesso stile, non ha dei sotterranei come Rabanastre e così via. Però porca vacca! Nuova tecnica, perché fai punti esperienza. Ciao Leandro. Wow. Wow. Accidenti. Tutto ovviamente procedurale. You idiots! What the hell are you playing at? Uh-oh. The colonel's gonna explode.
crashing the mobile artillery into a house. How long have you been in the force? Sorry, sir. It's just that we were trying to go as fast as we could, like you ordered. But it's impossible to get back to the military district in only 40 seconds. I don't want any excuses. Champions don't whine. They win. Yes, sir. You're a disgrace to the uniform. Are you forgetting the shame you brought on this force during joint maneuvers with Colony 6? Stick your back into it, maggot! Move it! Yes, sir. Get the artillery back to the military district, double time! Then I want a million press-ups from both of you, and you better not stop until your biceps explode! Colonel, we can't move the artillery. What? You better give a damn good reason why. Sir, the impact of the crash damaged the ether conduction cable. The ether fuel proceeded to leak out, and now the cylinder is empty. Well, change the cylinder then! Can't you even do something as simple as that? The auxiliary cylinders have all been used up. It'll be 3 days until more come in, sir. I told you to keep a stock of fuel in reserve! Sorry, sir. You're nothing but slackers! Same old colonel. Con i buff, con quei buffi può fare quel che vuole, ragazzi. Può fare quel che vuole. Quel che vuole. Però ora io vi faccio una domanda per la mia sanità mentale. Se io ora io vado avanti di trama, perdo qualcosa? Sono perdibili le quest? Sì. Te lo dice? Come fa la chat a dire sempre una cosa e poi l'opposto dell'altra? Le quest perdibili sono segnate con un orologio. Ok. Ok. La Monedo. Un'arma chiaramente Mechan. All right, Shulk. How are you? Dixon! When did you get back to Colony 9? Ah, guarda un po' chi c'è. Just now. I see you've been busy. Looks like your Monado research has been going well. I made the right choice leaving you in charge. Your research notes really helped. So, you can activate it now, then? Well, anyone can activate it. The problem is controlling it. Hmm. Yeah, for everyone except him. Yes. If anyone other than Dunban were able to control the Monado, we could surpass any military force in the world. Come? You think so? What are these hidden functions you mention? It's still only conjecture, but it's starting to look like the Monado might be something far more significant than just a weapon for defeating Mechon. I see. And the evidence to support your theory? It's the symbol that appears in the center when it's activated. What I know is, the central piece is made from multi-layered glass. The symbol appears on the top layer, and each layer is constructed differently. So it's possible that other symbols could appear on different layers. Which means? The Monado might conceal even more power. Am I right? If we could just unlock the Monado's power. Dunban! Dunban! Che palle il filtro seppia! Anche Final Fantasy VII Remake ce l'ha! Don't look like that. È brutto!
It was the Monado. It was controlling me. Even so, it saved us. Saved our future. Next, it will be up to you. Dunban. Well, I better get the supplies delivered to the Defense Force. I'll drop round the HQ and see how they're getting on. Okay, then. I'll see you later. Ah, questo è partito il flashback. You're spending too much time in the lab. Either that or rummaging for junk in the scrapyard. E ha detto Dunban da solo. Healthy for a kid your age. That's why you're always looking so pasty. You should get out, get some fresh air once in a while. All right, I'm off. Mi piacerebbe avere il tempo, Yakula, è impossibile. È bello il fatto che, essendo un'arma impossibile da controllare, salvo immagino conseguenze terribili, la tengono lì, senza alcuna protezione, senza guardie, senza blocchi. Che ti frega? Tanto se la tocchi schioppi. Ma quindi è ancora in vita. Is it time to eat already? You didn't have to bring it yourself. You could have just called me. Ehi là, Sephiroth Haircut. Do you want me to feed you? Don't treat me like an invalid. I'm better than I was a year ago. Much better. I really thought I lost you back then. Yes, but now I'm almost well enough to handle the Monado again. Dunban, don't say that. The Mechan have gone now. Why would you say that? I just mean I'm prepared. Sorry. Okay. More importantly, eat up before it gets cold. I made something really special today. Don't feel like you need to stay here then, Fiora. Go and make your next delivery. Huh? Well, I'm sure you'd like Shulk to try some while it's still hot. That's okay. Shulk has no sense of taste. He'll say it's delicious even if it's stone cold. In which case, today he would actually mean it. Maybe. I'm fine, Fiora. Off you go. Okay. Dunban, thanks. I'm not finished yet. I have to be prepared to use the Monado again. Oh! 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 Che curiosa varietà! È tutto così veloce in realtà, se non ci si perde in esplorazione. E ora stiamo giocando. Cosa? Come, scusa? Ah, Monolith. Va bene. Naruhodo. Naruhodo. Ah, l'inquadratura è sul coccige? Se vado in prima persona? Hey, Fiora. Dixon. Looks like you're in a hurry. Where are you off to? I just thought I'd take Shulk some food. I'm on my way to the lab. Shulk's not there right now. Really? I just sent him out to get some fresh air. You know where he'll have gone. Outlook Park. That's the one. Okay. Thanks, Dixon. Però... ha comunque delle armi che usano tecnologia, no?
hanno dell'energia. Non sono... Chissà questi Mechan, non lo so, quanto può essere rurale. Questi oggetti sono per le quest. Questi oggetti rossi sono particolari in quanto unici sicuramente. Però mi chiedo, è l'etere. Sono oggetti chiave, ok. E come faccio a sapere se un'area l'ho già trovata o no? Non penso si possa. Oggetti, statistiche del personaggio selezionato. Ah, subito? Schiocco di vita? Ah, però ha caratteristiche bassissime. Pensavo che me lo sarei dovuto sudare il bikini. Vabbè, libri, manuali tecnici. Ah, ti permette di... Salta anche lei. Ah. È tutto incredibilmente sorprendentemente aperto. Molto, molto sincero. Questa non è neanche una ragazza. Ha lo scheletro di Venere, praticamente. Cioè, ha il bacino che segna come il metronomo di tempo. Beh, molto meglio questo di quello che mi è parso sembrare una sorta di circo di mostri che sono in Xenoblade 2, ovviamente. Perché io lì ho visto degli scherzi della natura che... Allora... Livello 1? No, livello 5. Quel numero 1 è il leader. Attenzione. Ho un utente in chat. Che adesso verrà purgato, perché lo conosco anche dal vivo. Un certo Ven Photo mi dice... Nah, io non conosco i nomi di personaggi. In Xeno 2 è solo Pyra. Al segno esagerato. Vediamo chi è Pyra Xenoblade. Ah, è la protagonista. Pyra è la protagonista e al seno esagerato. Molto bene. Adesso andiamo a fare un gioco, eh. Facciamo un gioco alla Saw. Allora, vediamo un po'. Perché io ho visto cose. Ok, qui abbiamo un esempio di Pyra. Adesso giochiamo. Perché io ho visto cose. Ed ero sicuro che il nome non fosse Pyra. Quindi ora andrò a fare Image. Allora, queste sono due fanciulle estremamente naturali di Xenoblade 2. Ok, e va bene. Sono chiaramente frutto di una certa spinta a forma di fanservice, ma
molto molto piacevole. Ora fatemi vedere un po'. Oh, perfetto. Ora Venfoto ha detto, attenzione, te la sei cercata, ragazzo. Solo Pyra o Pyra ha il seno esagerato. Adesso io vorrei mettere a comparison una delle cose che mi ha tenuto alla larga da Xenoblade 2, perché a volte il design può essere talmente... e io ho fatto il discorso sulle pin-up, sulla gnagna, eccetera, più volte, quindi sapete benissimo come maschietto quanto io posso apprezzare il... E poi io mi ricordo che girava st'immagine delicatissima di un personaggio di Xenoblade 2 che non è tanto nelle forme quanto nel fatto che proprio a livello anatomico è sbagliata. È un brutto disegno. È un bruttissimo disegno. Veramente un brutto disegno. Ecco. Ora, mettiamola in parallelo con Pyra. Ora, oltre ad avere la schiena rotta, e non è la prospettiva, eh? Ah, ma attenzione, ci sono disegni che mostrano lo scheletro spezzato. Cioè, dai, questa cosa è veramente brutta. Ma anche per un assoluto eterosessuale a cui piace molto la femminilità, questa non è femminile. Questa cosa è brutta, è proprio orribile. Ci sono disegni che mostrano... Ma cos'è? Ma è una mod? Ma è vera questa cosa? Il fatto non è che ha un seno enorme, è che è proprio sbagliato, come, cioè, anatomicamente non funziona così. Anche in stile anime non funziona così. Però in effetti... Però mi rendo conto, no, comunque questa cosa è abbastanza unanime. Cioè, lo dicono tutti che... Cioè, se io guardo le immagini in giro, a parte forse qualcuno di molto particolare... È universalmente ritenuta orribile. Perché poi, insomma, penso che ci sia, appunto, molto di meglio anche in Xenoblade 2, ma a maggior ragione Xenoblade 1. Cioè, per dire, io non sono esattamente tipo da flat chest, no? Quindi... Se tu mi aggiungi una taglia e mezzo alla nostra ragazza, non è che dico che schifo, no? Però c'è un limite. Oh mio Dio, la sua schiena! Ok, Xenoblade ha qualche problema con le colonne vertebrali. Fermi, basta così. Ok, basta. Ok. crack! fermi. Ok. Pausa. Ok. Non ho i soldi per il bikini. Ah, posso avere il bikini già subito.
Ok. Ma non è meglio averlo come premio? Non me lo sono guadagnato. Ma non me lo sono guadagnato. Ma dovresti guadagnarti l'undressing in un JRPG. Ok, andiamo a portare il cibo al protagonista. Ciao main character. Cosa vuoi da mangiare stasera? Qualcosa di caldo o di bollente? Allora, come me. Non capisco perché non... Cioè, non ho neanche un salvataggio del sequel. Perché mi hanno dato questo reward istantaneo? Ma poi con le ciabatte da mare? No, no, wow, addirittura col tacco, ok. Però per dire, minchiate a parte, parlo di nuovo ai veterani. Combattere con lei qua ha senso? Cioè livellarla ha senso? È meglio aspettare il party? Perché comunque qua infligge fiaccamento, ma anche l'altro lo faceva. Infligge stordimento a un nemico atterrato. Ma assolutamente no, non conviene, ok. Come scusa? La tempesta elettromagnetica ti ingoierà? Sì, ma come fai comunque a non uccidere tutto, ragazze? Sì, lo so che questo non è il bikini. Intendevo dire che avere già un surrogato di bikini è comunque strano, no? Però comunque... Lo sapete, vero che... Che figo. Ma che fighi sono i design. È fichissima così. Puoi fare degli ibridi terribili. Ma che figata! Che poi poter avere il glamour fin da lì. Ah, è vero. Ah, scarpe un po' da Kingdom Hearts, un po' da clown, è vero. Ma ragazzi, ma avere il glamour fin dall'inizio del gioco è veramente impressionante. Veramente impressionante. The Manado. It's the only sword that's effective against the Mechon armor. They say that before time began, it was wielded by the Bioness. The same Bioness that we all live on. It must have a secret. That's how Dunban was able to destroy so many Mechon. And why he lost the use of his right arm. If I can just unlock the secret of its power. Shulk! Fiora! Oh. This is great. It tastes so good. Really? It's amazing. Oh, Shulk, you say that every day. Not quite. It's always delicious. Today it's amazing. Shulk, oh, really? Ti fa così schifo? Thank you. I used some special herbs and spices today. So you said it was just the same as usual. I'd know for sure you had no sense of taste. Ah, you are so gullible. Oh, nothing. Milady. È proprio buono. Ah, è proprio buono. The breeze feels so good. Oppure lei ha creato il panino infinito. Yeah. I'd forgotten what it feels like. I never thought it could be so quiet here. You're spending too much time with Ryan. You're getting used to all the noise he makes. Yeah, maybe.
che dolcezza. It's so peaceful. You know, Shulk, I hope every day can be like this always. Huh? The debris siren. Strange. There hasn't been much falling lately. Oh, porca miseria, attenzione. No. Ma l'incipit e l'ambientazione sembrano essere fantastiche. E fa ancora più Shingeki, è veramente una bellissima ambientazione. Ma un nemico scoraggiato, che cosa subisce? Ogni dialogo è empatico e accessibile solo se i personaggi interessati soddisfano delle condizioni. Basta la precisione e la schivata, per esempio. Comunque, performano meno. Ehi, Shulk, ti ricordi di quella volta che guardammo l'alba proprio qui? Eravamo piccolini allora. Certo che me lo ricordo. Venimmo qui perché... ti invitai. Tu e Damba. A questo punto mi sorge spontaneo chiedere. Questo genere di dialogo, devi indovinarlo attraverso una ricerca... di lore, oppure ti permette di plasmare un po' la loro storia e sono entrambe corrette? La seconda mi sembra veramente bellina come idea. Ah, va indovinato. Ah, va indovinato. Peccato. Non lo so, era carina, no? Ecco, anche questo è completismo. Ok, ok. E allora è molto improbabile che l'abbia invitata. JRPG, vi conosco! Sto un passo avanti! Ok, I don't know where this is going. Ma se si scopre che quello su cui si è addormentata sembrava un braccio ma non lo era, la cosa diventa imbarazzante. Attenzione, attenzione. Qui bisogna andare nella direzione che preferisco io, non quella giusta. Ed è anche quella giusta. Volevi andare a pescare e non fai una bella figura. Hai imparato a usare la Monado o sei solo felice di vedermi? Chiudiamo l'argomento e non tocchiamolo più. Oh, ma che dolcezza!
Non c'è una reazione comprensibile di indovinarla? Un orribile oggetto bianchiccio a cui Fiora, da piccola, diede il nome. Allora, questo è un orribile oggetto bianchiccio a cui però lei ha dato il nome. È per forza di cose affezionata, no? Ci sta scritto cosa le piace e cosa no. L'abbiamo scoperto così. Ama la verdura e non ama le prelibatezze. Beh, insomma, non ha apprezzato molto la verdura. Ma sei scarsissima! Antipatica. Ah, perché è verdura early game. Integrità e coraggio. Che cosa rappresenta? Oh, merda. Coraggiosa, ragazza. Quel simbolo forse significa che si aggrano in gruppo. Se ne colpisci uno arriva anche l'altro. No, ma come? Ho sbagliato. Ah, è la sua biancheria. È la sua biancheria. Ho capito. Esatto, prima di salutarci vedremo quella di Shulk. Capisco che cos'è il simbolo questo. È una bandiera. Forse è una bandiera. Quando finisce il prologo? Non è questo punto esclamativo la... Il punto esclamativo non è lei la trama. Tra un po' di ore, ok. Creatore di gemme. La bandiera è la trama. Però allora, che cos'è quel punto esclamativo rosso? È una quest, ma è rosso e gigante. Ti dai i premi direttamente senza che tu torni da lui? Ottima notizia. Ottimissima notizia. Siamo all'apoteosi della fetch quest, quindi praticamente.
Però potrebbe anche spingerti ad, ad esplorare un po' il posto, no? Allora seguirò il consiglio di un ragazzo. Torniamo dalla Monedo e finiamo lì la partita, l'episodio, la one shot introduttiva. Anche perché ve l'ho detto, farò un video su Pureia, per quanto in teoria, francamente, io potrei fare un video su Pureia e parlare solo di questo inizio e del fomento atomico che ti dà come giocatore. Come videogiocatore, come appassionato di GDR comunque. Vediamo se... Attenzione! Ah! Ah, ragazzi! Fantastico! Comunque, rispetto alla biancheria intima di questa cultura, Gigi la Trottola sarebbe profondamente deluso. Profondamente deluso. Ci sono anche zone segrete nella mappa che danno bonus pazzeschi. È un videogioco incredibile. Devo approfondire prima di parlarne per bene. Ryan? Ryan! What are you doing? Shulk! No, I'm just... Ryan! Goodness. Fiora, are you okay? I'm fine. Ma l'ha colpita. It's broken. What? What do you mean it's broken? Don't you care about me? I could have died. You're not hurt, are you? The Monado can't cut people. More importantly, what were you thinking, Ryan? Sorry, I came to ask a favor, but you weren't here. And I saw the Monado and... I know I'm here a lot, but even I need fresh air sometimes. Is your body still feeling numb? We have to be very careful with the Monado. It's not a toy. I know, man. I just wanted to touch it. Didn't know it would do that. Sorry. But is it true? The Monado really can't cut people? The pattern in that circle. Or maybe it's a symbol. I think it shows which power the Monado has at the moment. You think it's a symbol? Well, if I can find a way to increase the number of symbols, I should. I'm sure that's all very clever. But why were you more worried about a machine than me, Shulk? Well, I just explained why. That's not the point! Sorry. Look at you, worthless without the Monado. Until I've scrapped each and every one of you! So, of course I want to get my revenge! Your blade, it did not cut deep enough. No! Questo non è il passato o una conoscenza ancestrale, è il futuro. Shulk! Shulk! What on Bionis happened there? Ryan, Fiora. Are you okay? Does it hurt? No. Ryan, when you held the Monado, did you see anything? You know, like a blue blade made of light came out. Same as just now. I don't mean that. A feeling like... time has stopped, and then... time had stopped. So, was it only me who saw that? That sounds strange. Is it another Monado thing? Who knows?
Anyway, no matter how good a sword it is, that's what happens when you hold it. Looks like Dunban really is the only one who can use it. I won't let my brother use it ever again. Not after what it did to him. Oh, sorry. I didn't mean it like that. Anyway, the point is I'm fine. To be honest, this has happened a few times before. I've been researching the Monado for a long time. Shulk, don't act as if this is nothing. Look, don't worry about it. Anyway, Ryan, what did you want to ask me about? Oh, yeah, old Squaretash has gone and put me on punishment duty. Fancy tagging along? Punishment? The Colonel was pretty angry today. Well, whether he hit me is neither here nor there, really. Although, actually, he did end up hitting me. And that ain't all. He made me do 1,000 squats and sit-ups. Whoa. Yeah. And now I have to go all the way to the Magmel room. So you have to go and collect the ether cylinders? That's the one. They're used to pack. Looks like the damage has been repaired. They can't move without the ether energy. And it seems like the fueling station's all out of stock. Is the mobile artillery that big machine that crashed in the residential district? Yeah, probably. You know your way around there, right? Yeah. Okay, I'll go with you. Yeah. Hold on. The Magmel ruins are in Tephra Cave, right? I heard that there's a male lizard nest there. I couldn't take it if anything happened to Shulk. He's delicate. Not like you, Ryan. What are you on about? I'll be fine. I can take care of myself. But... Okay, I got it. I'll make you a promise. Shulk won't even get a scratch. A promise doesn't mean much coming from you. She don't trust me at all. Nah, she doesn't mean it. Oh, grazie Francie. Avevo letto questa informazione parecchi anni fa, però è uscita, vero? L'autore stava scrivendo Final Fantasy VII, ma i temi trattati furono scartati. Potrebbe essere un errore, ma se me la confermi ho un ricordo di questa cosa. Semplicemente ora non avevo collegato che fosse Xenoblade. Cioè, o meglio, che l'autore avesse scritto una cosa diversa, ovviamente, magari poi ha ripreso qualcosa. Ma... wow... wow, e allora abbiamo avuto Xenogears. Abbiamo avuto parecchie figate stasera. Abbiamo anche raggiunto il percorso mezzano per l'emote. Xenogears era Final Fantasy VII. Vedi. Xeno. Abbiamo fatto questa. Abbiamo fatto questa one shot che potrebbe non essere assolutamente l'unica live che faremo, perché a questo punto potrei anche portarne di più, è interessante. Mica farne una vuol dire finire. Però allo stesso tempo, senza neanche fare il primo dungeon, non solo non abbiamo finito il prologo, ma abbiamo visto un potenziale pazzesco, mi sta piacendo molto. Mi sta piacendo molto perché mi dà le stesse sensazioni che mi dava Trials of Mana, però rispetto a un GDR estremamente più ampio. Veramente. Va bene, Artenite. Mi chiedo, io posso fare un salvataggio extra? Posso. Allora io posso continuare a lavorare qui per il progetto del video e continueremo il prologo insieme. Lo prometto. Visto che mancano circa 40 minuti, sarà una live in cui potremo parlare un po' e lo completeremo insieme, senza correre adesso perché è brutto. Così ci sarà anche un po' più di consapevolezza. È una one shot divisa in due parti, signori. Che dire? Grazie. Grazie di essere stati con me, grazie... Di avermi anche guidato in quella che è una prima esperienza che poi io approfondirò ovviamente non poco, ma che porcaccia miseria, che forza mi ha dato. L'introduzione con la panoramica sui titani è stata veramente incredibile. Grazie ragazzi, buonanotte e a presto.
Grazie a tutti ragazzi da Tenshi, Akiram, Alfimara e Negathos, benvenuti insieme a Grazia Landshot There, che mi ha fatto dei doni preziosi. Torno a lavorare all'Anima Oscura 3. A presto ragazzi. Ancora un po' prima di Danna, dai.